Due spade appartenute a Garibaldi e tutta l'intera strumentazione di un laboratorio di orologeria sono queste le due importanti donazioni alla Fraternita dei Laici da parte rispettivamente di Lisiana Lisi in Turchini e dell'orologiaio Francesco Burzi. Per secoli la comunità aretina ha fatto donazione alla sua più importante e autorevole istituzione pubblica. E così, dopo decenni, oggi ha ripreso questa donazione, questa antica tradizione. Io devo ringraziare Francesco Burzi e sua moglie Rita Robbiani per la concessione e la donazione di tutta la strumentazione di orologeria meccanica custodita nel grandioso e anche secolare negozio di via Cesalpino. Inoltre vorrei ringraziare la signora Luisiana Lisi in Turchini perché ha donato cimeli storici di grande importanza, cioè delle spade di Garibaldi donate a un suo avo, Vincenzo Turchini, e nel 1859. E adesso il ricordo dei suoi figli Lorenzo e Gabriele. Quindi due famiglie importanti che hanno legato la loro storia alla città, che donano il loro patrimonio a questa istituzione. Questi cimeli, questo patrimonio, l'orologeria sarà custodito in una sala specifica qui accanto all'orologio antico che noi abbiamo nella torre, uno dei più antichi orologi del mondo e il più antico di qui di Arezzo, e le spade saranno custodite in questo costituendo museo che stiamo preparando.